fatto del suo stile leggero e del suo tocco elegante, bislungo ed immediato, modernamente ellittico, la sua prima cifra, affrancandosi dal suo mentore e parente acquisito, con piglio deciso e non comune convinzione del proprio valore. Perché Berthe Morisot, cognata e modella prediletta di Édouard Manet, è stata un'artista di prim'ordine, nonché partecipe attiva in un mondo declinato al maschile come quello impressionista. E questo ben oltre la sua presenza iconica per il movimento, quale volto del celeberrimo ritratto con bouquet de violet del 1872 o dell'altrettanto illustre Le Balcon del 1868, tutti a firma dell'autorevole cognato. Donna di grande bellezza, ben conscia del suo ruolo sociale, la Morisot ebbe il privilegio di circondarsi ed attingere da intellettuali quali il nipote acquisito Paul Valéry o l'amico fraterno Stéphane Mallarmé, che ne descrisse a più riprese il talento lirico. Ma il rapporto con Mallarmé è fondamentale, perché Mallarmé era una persona che andava da riviste di costume, di moda, eccetera, a cose molto complesse, al discorso proprio sugli artisti. E Berthe era contenta di questa cosa, di avere un privilegio, di avere una compagnia come quella di Mallarmé. Erano molto amici, andavano a fare le gite insieme, le piccole vacanze. Talvolta lei diceva: no, è troppo freddo, questa volta non posso venire, ma perché appunto è delicata di salute. E lui invece insisteva perché vivessero insieme anche quei periodi fuori Parigi, diciamo, in libertà e in agio, come proprio in vacanza, ecco. 1875, Berthe Morisot, novella sposa, si reca nell'isola di Wight in compagnia del marito Eugène, e questo è il ritratto che gli dedica alla finestra. Sempre del 1875, donna con ventaglio, proveniente dalle collezioni del Musée Marmottan Monet di Parigi. Lo sguardo sicuro e il piglio volitivo, qui la pittrice dimostra di aver piena coscienza del suo valore. Vogliamo commentare questo autoritratto proveniente dal Musée Marmottan di Parigi? Sì, questo autoritratto è uno dei capolavori concessi in prestito dal Musée Marmottan Monet, e è interessante notare come sia datato 1885, quindi è già, diciamo, in piena carriera di Berthe, che inizia negli anni 60, e in questo dipinto lei decide proprio di affermarsi all'interno del mondo dell'arte come pittrice. Era da poco morto Manet, per il quale era stata a lungo modella, e adesso finalmente lei si rivolge al suo pubblico con la tavolozza e il pennello in mano. Qui alle mie spalle il Ciliegio del 1893-1895, una delle opere più interessanti di questa pittrice, a cui la GAM di Torino dedica la mostra Berthe Morisot, pittrice impressionista, mostra visitabile fino al 9 di marzo del 2025. Stefano Biolchini, Il Sole 24 Ore.